Sei pronta per l'ultima importantissima domanda? Ok, ci sono. Ehi, Marin. Quando sposerai Luca? Ragazzi, Drift fa schifo. E spero che non mi abbia sentito Mango, altrimenti mi picchia. Bella gente di Shikoku, io sono Luke e oggi ragazzi mi vedete con questa maglietta in cui c'è scritto una cosa particolare che mi è stata regalata dai Marine per fare un video molto particolare. Praticamente ragazzi, nello scorso episodio io vi ho detto 10 curiosità che non avevo detto, erano imbarazzanti, su Marine da parte mia. Ecco, praticamente oggi succederà il contrario. Però ragazzi, mi raccomando, sotto questo video dobbiamo arrivare almeno a 8000 mi piace. Anzi, 10.000 mi piace, dobbiamo raggiungere i 10.000 mi piace, perché so che questi video vi piacciono, voi che siete tutti spettegulezzosi. Mi raccomando ragazzi, per tutti quelli che inseriscono il codice Shiko in supporto a un creatore su Fortnite, se ci taggate in una foto su Instagram ragazzi, in una storia in cui shoppate qualsiasi cosa, noi non solo riposteremo la storia, ma in più ragazzi risponderemo a tutti i direct ogni giorno. Quindi ragazzi, parleremo insieme. Detto ciò, noi ci vediamo nel video. Buona visione. Ok ragazzi, eccoci qui. Siamo qui con Marin e con Shane. Ehi. Ciao. Ehi, ciao. Credo fosse Marin la seconda. Comunque, praticamente, io... cioè, c'è una piccola regola. Io non posso commentare nulla su ciò che dicono. Su ciò che dice, cioè, su ciò che dirà lei. Perché sennò non è giusto. Perché nell'ultimo video lei non c'era. Io potevo dire quello che volevo. Quindi non potrò commentare. Andiamo a Periferia Astrale, che è tutta colorata, mi piace. Periferia Astrale? Ok. Vai. Non sono mai stata. Ti porti in posti nuovi ogni volta. Oh, che dolce. Ti sta portando a vedere le stelle cadenti. Oh. Yes. Cos'è sto posto? È bellissimo, è la nostra casettina. Senti che musica che c'è quando che si entra. Ma? La chiamerò. Oh cacchio, c'è un nemico. Uno. Oh cacchio, ci sono più nemici. Oh! Ma che mira ho! Ho preso la kill. Oh, abbiamo fatto una kill. Ucciso! Ok ragazzi, io d'ora in poi non potrò più parlare. Lui non sente, vero? Lui sì che sente. Ah, ok. Però non potrà dire niente. Però non può parlare. Ok, sì. Le cose positive che hai notato di lui la prima volta che vi siete incontrati in fiera al Games Week. Le cose negative hai detto, giusto? No, positive. Ma perché guarda che se mi chiedi le negative... Io sì, tranquilla, c'è tempo per chiedere le negative. Le voglio anch'io sentire. Sicuro positive? Sì, sicurissimo. Per forza positive. Per forza. Ehi tu, non devi neanche respirare. Positive. Sì. Positive. Al Games Week, sì. Luca, al Games Week, sì. 2019. Sì, quello, okay. Quello di Chicago Jeans, esatto, lui. Te. Ok. Era circondato da un sacco di persone meravigliose che saluto tutte quante. Tra cui io, numero uno. Quella è una cosa super positiva, che apprezzo tantissimo e ho apprezzato tanto. Basta? Dai, no, sforzati. Anche fisicamente puoi dire. È difficile trovare cose positive. Allora, dai, una cosa positiva, devo dire, mi piacciono i suoi capelli. Luca adesso è tipo rosso che si sta nascondendo, ecco, perché si sta generando. Dai, l'hai fatto svenire. Cavolo, sono in tre, cattivissimi, Luca. Quello si è incastrato da solo, bellissimo. Che diavolo succede? Mamma mia. Dato che eri così felice, o avevi così tanta voglia di rispondere riguardo le cose negative, vai. Elencami le cose negative. Posso prendere una pergamena e srotolarla? Certo. Prendi tutto il tempo che vuoi. Speravo fosse un pochino più... più romantico. Quindi... Due... Poteva essere un pochino più...
Diciamo che non è che mi è venuto a cercare con qualcosa. No, ci siamo incontrati per caso, insomma. No, posso dire una cosa? Posso dire una cosa io? Vabbè, a parte sì, la dico perché Luca non può parlare. Vai. Io ero con Luca tutto il tempo. Mm-hmm. E parlava spesso di te chiedendosi dov'eri. Poi, allora, lui mi aveva promesso tanto tempo fa un mazzo di fiori. E? No, non ho visto nessun mazzo di fiori io. Attenzione, attenzione, attenzione. Quindi questa qua, è davvero brutta. Aia, poi ha un sacco di persone insieme a lui che gli vogliono un sacco bene e sono stati molto più gentili loro che lui stesso, quindi non ci siamo. Mi hanno portato un cartone della pizza con scritto il mio nome, me l'hanno fatto vedere, era bellissimo, e invece un altro era tipo la versione maschile del mio ARPA, era meravigliosi, che bellissimi dolci. E lui invece non ha fatto niente. Ti senti abbastanza umiliato? Perché io mi sto divertendo un mondo a sentirlo. Direi basta cose negative per ora. Sì, dai, cioè, ma è stato bello. Pa-pa-pa-pa-pughi. Ui, hanno provato a cecchinarmi. Che fake. No, dai. Atterrato. Dai, me l'hai rubato. Sto facendo headshot. Sono troppo forte in questo gioco. Sei troppo un cagone. Era one hit. E anche questo, boom, ba-ba-ba-bam. Dai, me l'hai rubato. Dai. Ma c'è un nemico? Due nemici e non ho più materiali. Io devo fare una domanda e mi hanno interrotto. Ui. Dai, trappato. Sì, solo perché l'ho hitato io con l'M4, però. Hitato 110. Boom. Atterrato. Boom. Ma mi sa che mi sono ucciso da solo. Mamma mia, sono fortissimo. Ma Shane, hai finito di rubarmele, scusami. Intanto tu devi rispondere a due domande adesso. È vero, due team, due domande. Ok ragazzi, io mi muto, ci vediamo tra poco. Puzzava molto Luca? Eh? Puzzava molto Luca? Luca, come persona. Puzzava? Sì, puzzava. Di sudore, il caldo, torrido. Sì. Twig puzzava allora, osmoticamente non ho sentito niente perché io non ho un naso. Ah, è vero. L'altra domanda. Vai. Che cosa? Sembrate due matti. Come hai conosciuto Luke? Come ci siamo conosciuti? Oh, che dolci! Cioè, volevo dire, sì. Ok, allora, praticamente ci siamo conosciuti grazie a Fra, tanto tempo fa. Un botto di tempo fa. Ma a me non piacciono troppo le rose, in realtà. Qual è il tuo fiore preferito? Limonium sanitatum. Cos'è, una medicina? Ehi Siri. Sì. Ehi. Cos'è limonium sudatus? Sudatus. Quello lì sei te, sudatus. Che insulto. Dopo tutte queste domande cringe. Mamma mia raga, c'è proprio il... No, poi sporco la maglietta, adesso devo desudare. Lo risucchio dentro dai pori. Che tipo... è una spugna. Sì, vabbè, ma è un fiore che è stranissimo. Tutto viola, rosso, strano. E dove lo trovo? Bellissimo. Al supermercato ci sa, c'è. Ragazzi, siete troppo cringe insieme, non ce la faccio. Io? Non ce la faccio. Non puoi neanche competere. Hai ucciso un nemico. Hai fatto una kill. Che diavolo. Strano. Oh, un nemico. Lo puccio l'utili. È mio, eh. Beh, non fare l'uomo. L'uovo. Non l'uovo. Fare l'uovo. È bianchissimo. No, è mio. No, non me lo ruba, non me lo ruba, non me lo rubi, non me lo rubi. Guarda, piuttosto spike le build. Dai. Oh, cacchio, occhio. È bianco. No, devo ricaricare. Che mira del capo. 62, è mio, eh. Sì, è mio.
se dovessi scegliere tra il passare un'intera giornata con Luke di Shikoku Jin, sì, proprio lui quello vero, o passare un'intera giornata mangiando biscotti e accarezzando lama o alpaca o quel che è, cosa sceglieresti? Qui c'erano circa quanti? Sì. Quanti? Ho 8 biscotti. Quante fino a 20 secondi fa. La seconda scelgo, mi dispiace, ciao. Ok, Luca, dai, non piangere. Mutati, bravo. Dai, poverino. Ci sei? Ti prego, non singhiozzare, farti sentiti forte. Mi hai chiesto dei biscotti. Ho capito, e di Luca, e adori anche Luca, no? Biscotti. Eccomi. Tutto bene, vero? Numero uno, bro. Grande. Ti fai... Cioè, sei peggio di un biscotto. Ragazzi, l'ho tipo spaccato un sacco. Non me lo rubi, baby, a triple. Oh, yeah. Ma... C'è un'altra? Scusatemi. Un'altra? È un fire! Attenzione ragazzi, ormai Shane non abbiamo più bisogno di te, li facciamo fuori tutti già da soli. No, non dartene. Mamma mia che forte. Easy bro, easy. Attenzione easy. Ma Luca, ha qualche chance con te in futuro? Cioè, futuro può essere domani, tra un miliardi di anni, tra 93 anni. Domanda complicata, ti spiego. Una chance? No. La do a tutti. Però è molto 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 difficile conquistarmi. Quindi... Aia. Non dipende da me, ecco. Allora... Perché giochi con... No, aspetta, questa domanda la faccio tra pochissimo che sta per morire. Anzi, la faccio adesso. Dato che sta morendo, perché giochi con lui, che è scarsissimo? Potresti tipo giocare con Kaigots? Io alla fine gioco con tutti. Non okay. È importante le skill, ma in generale la simpatia. E anche Kaigots è simpatico, abbiamo giocato insieme, credo. O comunque, vabbè. Sì. Un bacione. Ragazzi, gente, nella mappa. No, vabbè. Sì! Ah, quanti sono? Non lo so. Uno. Promette bene. Sì, però c'è. Guarda che forte. Uno è qui sotto, Ti concentrati. Ho 22 HP, vedi un po' tu. Oh, scusami. Vai Luca, credo in te. Grandissimo. Kill. Buono. Grande. Si passa a... Buono. Abbiamo 86 domande arretrate. Vai, facciamo così. Falle tutte. Ok. Vai. Allora, io adesso, ragazzi, starò muto. Ti faccio due domande insieme. Ok. Perché sono collegate. Va bene. Tre aggettivi positivi e tre aggettivi negativi. Così, subito, veloce. Senza pensare, di Luca. È solare. Come il sole? Non si può guardare. Non si può guardare, quindi ok. È bruttissimo. No, è bello. Ok, allora abbiamo capito che Luca è inguardabile e solare. È molto solare, questo devo dire. È molto bello. Disponibile. Allora, è molto solare, è molto disponibile e sembra un ragazzo onesto. Ci che sta. Aggettivi di negativi. Scusa. Poi negativi al punto 1 è che non apprezza troppo i dolci, che è una cosa che non ci siamo per niente.
Poi punto 2 è che non passate le mie live. Oh. E non lo accetto, non lo accetto. E ultimo, ma solo perché ne posso dire solo 3, non mi ha portato i fiori. Luca non può controbattere, molto bene. Sei pronta per l'ultima importantissima domanda? Ok, ci sono. Ehi, Marin. Quando sposerai Luca? Al prossimo video! Forse quando in un futuro molto prossimo, eventualmente in un'eventualità molto complessa e complicata, nel caso riuscirà a conquistarmi e a mantenere questo mio essere conquistata così a lungo da ciò. Ah, riassumendo in parole che Luca possa comprendere facilmente, è un mai. Io non ho detto mai. Noi ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, salutate. Bella. Vai, facciamolo insieme. 3, 2, 1. Bella. Bella. Tutti e tre in un'ora di distanza. Ciao, raga.